Allora, buongiorno agli amici di Ciocomo, siamo subito in diretta, ovviamente questa mattina per farvi vedere com'è la situazione qua a Como con il Lungolago chiuso. Questa è la notizia più importante. Vedete, è chiuso perché nella notte il lago è cresciuto ancora e quindi non ci sono al momento le condizioni, ritengo, di sicurezza per poter transitare come ieri è stato deciso su una corsia. Quindi vedete che il traffico qui a Sant'Agostino, Piazza Matteotti, viene deviato verso via Manzoni e ovviamente tutto questo sta comportando importanti già disagi alla circolazione ed è prevedibile, ovviamente lo sarà anche per quanto riguarda le prossime ore. Ci sono anche i responsabili di ASF qui che stanno cercando di capire come far partire i pullman e da dove. Il C50 ad esempio parte dal teatro sociale, altre linee sono state deviate perché ovviamente la situazione è complicata. Ovviamente lo diciamo anche per coloro che scendono dalla via Torno, vedete la coda ovviamente è inevitabile in questo momento qui perché il traffico deve confluire in una sorta di budello, come vedete, chi arriva da via Manzoni e poi si deve ritornare, come vedete, su via Manzoni, perché il Lungolago in questo momento è ancora chiuso, è chiuso, anzi, al traffico. Vedete, ci sono anche gli agenti della polizia locale che sono arrivati proprio in questo momento. Barriere. E adesso andiamo a vedere un po', perché ripeto, questa notte il lago è cresciuto ed è cresciuto ancora molto rispetto alla giornata di ieri. Ha piovuto ieri sera, quindi situazione complicata, complicatissima. Non è facile. Buongiorno Nadia, Silvana, scusate, mi stavo dimenticando. Ciao Loretta, Giuliana, Giorgio, Maria Maddalena, Fabiola, Marilena, insomma, tutti gli amici. In questo momento sono in diretta con noi, in diretta, ripeto, dal Lungolago di Como. Questa è la notizia certamente che non ci voleva, perché ieri era stato pensato, insomma, di aprire almeno una corsia di sfogo. In realtà così non è possibile. Evidentemente proprio perché il Lungolago è cresciuto, il lago è cresciuto. Adesso andiamo a vedere, così vi faccio vedere anche in tempo reale com'è la situazione. Ripeto, il traffico, lo vedete, è già un traffico molto intenso. Siamo a pochi minuti dopo le 7. Ieri, ripetiamo, c'era stato questo tentativo di esperimento, ce l'aveva spiegato anche l'assessore Negretti ieri mattina, ma evidentemente le condizioni meteo sono peggiorate. Adesso abbiamo visto che sono arrivati dei camion e una ruspa nel tentativo di fermare ove possibile l'acqua. Buongiorno Mirko, Zlatan, eccoci qua, no? Tutti i nostri amici, che Giacomina, buongiorno Angela, Simonetta, anche a te Anna Rosa. La situazione è peggiorata, Claudio? Sì, è peggiorata, sì. Buongiorno anche a Elena. È peggiorata perché evidentemente si pensava, come ieri abbiamo detto, di questa mattina, giorno critico per la viabilità, di far passare le auto qui per dare sfogo, perché vedete, con il Lungolago chiuso inevitabilmente diventa un girone unico, bisogna ritornare indietro in via Manzoni. Con questo sfogo ovviamente si poteva pensare di dare un po' di sospiro. Per il momento non è così, vedremo cosa sta succedendo. Intanto saluto Claudia, saluto William. William, ho bisogno di un paio di stivali dei pescatori Como Alfa, lo dico proprio così brutalmente. Ciao Angela, buongiorno, buongiorno. E ricordo che siamo anche in diretta radio in questo momento per aggiornarvi, quindi Lungolago chiuso, molto importante, e traffico per chi arriva a Como oggi certamente complicato, ecco, diciamola così. Ci saluta dalla Sardegna Franco, ci saluta Maura. Eh sì, ciao Maura, si prevedeva una giornata difficile, lo è effettivamente. Questa, vedete che misura, William? Misura standard 43, 42, va benissimo. Basta che portiamo il nome dei pescatori Alfa qui per entrare, per far vedere ovviamente. Grazie William comunque. Ciao Laura, buongiorno Carmela, lo dico così, no, perché in effetti senza gli stivali, ma quelli da pescatore ci vogliono, William, qua diventa tutto complicato. Ecco perché, come vedete, in questo momento non si può passare. In effetti la situazione qui è abbastanza evidente, lo possiamo vedere in questo momento, perché c'è
l'acqua che è uscita e che sta creando ovviamente problemi. Non si può passare ovviamente in questo momento con queste condizioni qua. Buongiorno da Moreno, ci saluta anche il comando provinciale dei carabinieri, questo ci fa davvero un gran piacere. Buongiorno caro Moreno, vedete, intanto saluto anche Anna, saluto Maria, Maria Grazia, saluto William, Roby, ciao, buongiorno Pierluigi, Vittoria, insomma a tutti voi un caro saluto. Ecco qua, perché la situazione in questo momento è sicuramente complicata e non è possibile far passare le auto per il momento. Bisogna togliere ovviamente questa acqua che ancora c'è e che sta caratterizzando, vedete, ce n'è parecchia insomma di acqua, e vi ho spiegato quindi il motivo per cui in questo momento qui vedete c'è un tombino che sta spurgando acqua. Quindi ecco il motivo per cui, come abbiamo visto, in questo momento non si può passare qua sul lungo lago, c'è un allagamento importante, quindi vedete che la situazione per il momento resta ovviamente critica. Queste sono le immagini in presa diretta, vedete ci sono gli uomini della protezione civile, della polizia locale, del comune di Como, che stanno cercando anche in questo caso di intervenire sul tombino. Sì, salutiamo anche Luca che è qui, Luca è responsabile appunto per quanto riguarda la protezione civile di Como, della polizia locale, Luca Callari, che sta controllando anche lui. Sì Luca, ciao Luce, te lo saluto sicuramente. C'è chi fa un po' dell'ironia se ci sono i cavedani. Sì, potrebbe essere, guardate quanto è salito il lago, vedete in questo momento, buongiorno a tutti, è cresciuto veramente in maniera importante, tanti ancora volontari e uomini della protezione civile che in questo momento, sì, Angela dice che queste barriere certamente contengono, e come, anche se un po' di acqua filtra, ma ovviamente, ma il problema, vedete, secondo da quanto si è potuto capire, in questo momento è proprio legato, vedete, ai tombini che non tengono bene e quindi vedete, cioè che non spurgano e che quindi ovviamente stanno causando questi allagamenti importanti. E bisogna quindi togliere tutta questa acqua, al momento non sarà né facile né veloce prima di poter pensare di far passare le auto qui sul lungo lago. Ecco, questa era la soluzione pensata per oggi, per il momento non è andata bene, vedete ci vogliono tanti stivali per entrare, perché senza gli stivali diventa tutto complicato. Bene, e questo era l'aggiornamento in presa diretta sul lungo lago che vi dovevo ovviamente, cari amici, anche per informarvi a coloro che si devono magari mettere in viaggio e trovate percorsi alternativi per quanto vi è possibile. Vedete, l'ironia della sorte è che si sta lavorando per le paratie e con l'acqua alta adesso diventa tutto complicato. Vedete, questi sono proprio i lavori delle paratie. Buongiorno Vilma, buongiorno. No, beh, se ne uscirà sicuramente, certo che ci vorrà davvero molto tempo. Saluto anche Guido. E poi Carla, buongiorno. Allora, i bus da via Cairoli passano, grazie. Allora sì, mi pare di sì che passano da via Cairoli, anche perché però i responsabili di ASF stavano cercando di capire, perché la situazione, mi dicevano, è in evoluzione minuto per minuto. Per fortuna, come giustamente dice Enrico, ha smesso di piovere, ma vedete il cielo è ancora carichissimo di nuvole. Comunque la cosa che più mi preme farvi capire subito, perché è complicato questa mattina e sarà complicato così, ci dice Daniela, come mai non si è pensato di costruire paratie che si alzano all'occorrenza. E lo so Daniela, solito discorso che ormai si ripete, io ripeto, non sono io un amministratore e quindi giustamente non ne ho le competenze per poter decidere una cosa di questo genere. Certo, oggi di fronte a questa situazione complicata tutti pensano alle paratie, e vedete, ironia della sorte, si sta cercando di lavorare alle paratie, anzi stavano lavorando gli operai, e per il momento però tutto adesso con l'acqua alta ovviamente rimane fermo. La cosa che, ripeto, più è importante da far sapere, ecco, pregate, dice che non piova più, speriamo, le previsioni sono un po' migliori per la giornata di oggi. La cosa più importante, lo vedete, è qua, Piazza Matteotti, vedete il traffico. Adesso magari chiediamo se passano in via Cairoli i bus per
giusto per avere conferma, dai, qui sono dei responsabili di ASF. Ecco, buongiorno, scusate, solo ci stanno chiedendo i nostri ascoltatori se i bus passano da via Cairoli, vi risulta tutto? Sì, sì, via Cairoli, sì, ok, grazie dell'informazione. Allora, l'abbiamo detto anche per i nostri amici che ci ascoltano, i bus in via Cairoli passano, non passano sul lungolago vedete non passa nessuno perché l'acqua, come avete visto, è tanto alta in questo momento, è cresciuta nella notte e questo è il traffico già in quest'ora della mattinata qui a Piazza Matteotti, Sant'Agostino. Tutti devono tornare indietro, come vedete, quindi lo so, me ne rendo conto, non è facile trovare dei percorsi alternativi, non ce ne sono i percorsi alternativi, soprattutto per le persone che scendono, lo vediamo dalla Lariana, e la fila credo sarà destinata ad aumentare, sicuramente lo diciamo se qualcuno è in macchina, e lì purtroppo non vedo alternative, vedete, una fila unica in discesa dalla Lariana con, vedete, deviazione obbligatoria perché il lungolago è chiuso in questo momento. Si pensava alla soluzione alternativa, purtroppo non c'è. Saluto Antonia, saluto allora Cristina, saluto Gabriella, buongiorno a tutti voi, e certo un saluto agli amici della Protezione Civile che sono certamente importanti, stanno facendo un grande lavoro, ma vedete che, ecco, la cosa che mi preme dire è che purtroppo sarà un lunedì mattina non facile di passione, traffico che cresce con il passare dei minuti, questi sono coloro che scendono dalla Lariana, questi sono quegli altri che arrivano invece, che qui pensano magari di trovare il lungolago aperto per uno sfogo, non è così perché l'avete visto, il lago è cresciuto e quindi vedete la coda è inevitabile in questo momento. Sugli anni delle paratie è difficile, non so neanche la risposta, ma sono sicuramente più di 10, cara Elena, buongiorno Lucia, e vedete cosa succede questa mattina, quindi mi raccomando, dovete armarvi di pazienza e in modo particolare lo dico anche a coloro che scendono dalla Lariana, la zona di Bellagio, Lezzeno, Pognana verso Como, tutto fermo e sarà così. I pullman invece qui al capolinea di Sant'Agostino ci sono, li vediamo, e passano in via Cairoli, non passano sul lungolago. Il C50 ad esempio parte dal Teatro Sociale. Credo di avervi detto tutte le info possibili e immaginabili per questo nostro primo collegamento e allora vi saluto e vi ringrazio. Ci sentiamo e ci vediamo tra poco perché temo che qui sarà ancora peggio. Un caro saluto, buona giornata, se così si può dire, perché iniziarla così in coda non è la cosa migliore. E questo è comunque il nostro aggiornamento in presa diretta dal lungolago di Como allagato e lo vediamo chiuso al traffico per il momento. Grazie e buongiorno a tutti.